5 squadre, 5 beat. Si gioca spalla a spalla, il cuore sempre prima e il rispetto viene a galla. Attacchi contro attacchi con la volontà di ferro, sfide nella street, mille trick sul più bello. Stile agilità in tutti i sensi, notte e giorno tra palazzi densi. Breakdance e parkour in un pallone, extreme football, pronti per l'azione. Extreme football, gioca extreme football, provi. Siamo noi l'elite, siamo qui, te giochiamo a extreme football. Rubare le caramelle al padre di Ines è facilissimo. Cosa? Cioè, tieni. È un distributore gratuito. Dai, passacele. Distributore, un soprannome davvero perfetto. Basta fargli una domanda sul negozio ed è fatta. Inizia a parlare e non si accorge di niente. Intanto prendi tutto quello che vuoi. La cosa più ridicola è il suo gilet blu. Ma l'avete visto? Ce l'ha sempre addosso. Sì, è vero. Lo metterà anche a letto. Ehi, ciao Ines. Ho appena visto qualcuno che conosci molto bene. E cioè? Tuo padre. Ah, sì, era convinto che oggi non ci fosse l'allenamento di Extreme Football. Ma quando gli ho detto che ti stavo raggiungendo per allenarci, era così contento che ha detto che passerà a trovarci nel pomeriggio. Che cosa? Oh no, non ci credo. Ma che c'è? Ho fatto male? No, no, lascia stare. È una partita speciale, ragazzi. Peccato, c'eri quasi. Niente male per una ragazza. Una partita senza ragazze? Dovremmo provare, che le dite? Neanche per sogno. Bene, Del Toro, raggiungiamo Renato e gli altri per la sfida. Siamo pronti? Andiamo. Sì, prontissimi. Allora, ci siamo tutti? Vi ricordo che saranno i Del Toro a decidere la sfida per la partita di domani. Zara, ti ascoltiamo, tocca a te. Domani saranno validi solo i gol segnati dalle ragazze. Sarà questa cosa? La regola. No. Aspetta un attimo, non avevamo detto così. E poi la team ha due ragazze in squadra. È vero. Non sarà una sfida equa. Potranno segnare molti più gol di noi. Ok, allora diciamo che potrà segnare soltanto una ragazza per squadra. Molto bene, la team? Accettate? Con piacere. Quindi per i Del Toro sarà Zara l'unica attaccante. E per voi, la team? Io sto in difesa, non posso passare all'attacco. Sì, è vero, hai ragione. Beh, allora toccherà a te. No, aspettate. Non è meglio parlarne un po' prima? È una decisione importante. Zara, puoi lasciarci un po' di tempo per riflettere? Beh, ecco, non so. Ma che ne prende adesso? Non so, è strano. Dai, decidi. Tu sei sempre stata molto leale, Ines. Quindi per me va bene. Grazie. Perfetto, la sfida è valida e avrete un po' di tempo per riflettere. Quindi la team passerò da voi più tardi. Ah, ecco, un'ultima cosa, Del Toro. Su quale campo volete giocare? Scegliamo il piazzale. Ok, è deciso. Buon allenamento e a domani per la partita. Ma perché hai scelto questa sfida? È assurda. È colpa vostra, mi avete fatta innervosire. Vi farà bene giocare prendendo in considerazione anche me. Ecco, ci siamo. Ehi, che succede? Perché non vuoi essere l'attaccante della partita? Non lo so, non mi sento molto in forma oggi. Ma che ti prende? Sembra che tu non voglia giocare. No, è solo che credo che Luna sarebbe la scelta migliore, ecco tutto. Ti ringrazio, ma tu sei più forte di me in attacco. Ha ragione. Poi ti ricordo che oggi ci sarà tuo padre, quindi è meglio che sia tu la nostra attaccante. Ma non credo Ho un'idea. Potremmo tirare a sorte, eh? Però sarebbe meglio se le ragazze si mettessero d'accordo. Ma sono già d'accordo, dicono tutte e due la stessa cosa. Io non posso giocare, è meglio lei. Per me la situazione è chiarissima. Bene, allora, Ines... Testa o croce? Beh, ecco, testa. Ok, quindi se esce testa sarai tu l'attaccante. Se esce croce sarà Luna. Testa, cosa? Tocca a te, Ines. Oh, no. Ehi, non essere troppo contenta. Che fine ha fatto, Tag? È stato rapito dagli extraterrestri o cosa? Eccomi. Ehi, ciao a tutti. Ah, finalmente, cominciavamo a preoccuparci. Scusate il ritardo, ma ero al telefono con mio padre. Avrà un riconoscimento per la sua lotta contro la dittatura nel suo paese. Wow, grandioso! Davvero? È un eroe, allora? Esatto, e io sono fiero di lui. Beato te che sei così fortunato. Cosa? Che hai detto? No, no, niente. Ok, bene. Ci alleniamo, ragazzi. Sì, sì, andiamo. Salzati, io dai. Sono pronto. Non
è possibile! Allora, niente male per una ragazza, vero? Ehi, ma avete visto che tiro potente che ha? Non preoccuparti, sappiamo come giochi e non sai da meno. Non ne sono così sicura. Allora, la team, avete deciso chi sarà il vostro attaccante? Certo, sarà Ines! Sì, esatto! Perfetto! Ah, dimenticavo, c'è un signore con il gilet blu che gironzola nel piazzale da un po'. Lo conoscete? Perché a quanto pare ti sta cercando, ecco, Ines. Beh, non ne ho idea. Ma è ovvio, Ines, se hai il gilet blu è tuo padre sicuramente. Ah, certo, forse hai ragione. Ok, allora mistero risolto. Gli dirò che sei qui. Ma che ti succede? Non capisco. Sembra quasi che non ti faccia piacere vederlo. Ma no, no, ti sbagli, Luna. Ok, vista la sfida, i del Toro sapranno che i tiri arriveranno solo da Ines. E quindi sono certo che ti marcheranno molto stretta. L'obiettivo è semplice, dovrai essere più veloce di loro per riuscire a smarcarti. Allora, Ines, mi ascolti? Ma certo, sì, sì. Ok, ora faremo un esercizio per allenarci. Lancerò a Ines in profondità, mentre voi cercherete di lasciarle meno spazio possibile, d'accordo? Forza, in posizione. Ok, andiamo. Ecco Ines, a te! A te, Luna! Dai, Greg, non farla passare! Ben fatto, Ines! No! Brava! Sì! Bravissima, mia piccola gazzella! Oh, non ci credo! Quella è mia figlia! Appena fatto un gran gol! La mia bellissima figlia! Buongiorno! Buongiorno, ragazzi! Tutto bene? Lo sapete, no? Io sto sempre bene! Guardate, vi ho portato una piccola sorpresa! Grazie! Assaggiate! Dovresti secca. Dire a tuo padre di venire più spesso. Sì, certo. E tu, Ines, ne vuoi un po'? No, non mi va, non ho fame. Ma come? Ne vai matta di solito. Va tutto bene, piccola? Sì, sì, certo. Non sembra proprio. Su, coraggio, avete fatto il pieno di energia. Riprendiamo? Adesso vedrai, Ines ci sa davvero fare. E poi la sfida di domani prevede che soltanto una ragazza possa segnare. Sul serio? Sì, e noi abbiamo scelto sua figlia, sarà il giocatore chiave. Mia figlia sarà il giocatore chiave? Brava la mia gazzella, sei come tuo padre! Sì, sì, che bello. Dai, Ines, come prima! Fermiamola! Vai, bambina mia! Dritta in porta! Ehi, ma che ti prende? Non sei concentrata! Avanti, gazzella di papà! Vai, vai, così! Brava! Oh, ma no. Che fai? Dai, ancora! Forza, tesoro mio, sei la più forte! Ti sei fatta male? Che le prende? Non ne ho idea. Ehi, ma insomma, che succede, piccola gazzella? Non sono una gazzella! Lasciatemi in pace! Ma che fai? Non giochi più! Non ti sarei offesa! Oh, piccola gazzella! Allora, che succede? Mi dispiace, oggi non è giornata. Beh, sì, l'ho visto. Sei diversa dal solito. Ma se qualcosa non va, sai che puoi parlarne con me. Per via di mio padre, mi dà fastidio che stia qui, non riesco a concentrarmi. Ah, ti capisco, ma sai, quando giochi devi dimenticare tutto ciò che accade a bordo campo, che si tratti del pubblico o dei genitori. D'accordo, Tag, ci proverò. Ehi, guardate chi c'è! Avevi ragione, Sly! Ha sempre lo stesso ragazzi, gilet! Ragazzi, torno subito, vado a cercare una cosa! E voi che ci fate qui? Ehi, Ines, vuoi delle caramelle? Sono gratis! Arrivano dal negozio di tuo padre! Sì, ridete! Sono sicura che in campo ridereste molto meno! Peccato che non giocheremo contro di voi domani! Oh, mamma, stiamo tremando dalla paura! Forza, ragazzi, andiamo! Non vorrei che ci graffiasse con quei pericolosi artigli! Proprio così! Girate al largo, che è meglio! Perché non hai detto niente quando i Darkseid hanno preso in giro tuo padre? Perché hanno ragione, Luna. Mio padre è un imbranato. Cosa? Oh, ma come puoi dire questo? Non vede che gli rubano le cose sotto gli occhi. E poi quel suo gilet. Ah, che umiliazione. Stai esagerando, è tuo padre. Basta così, ne riparliamo più tardi. A te, Ines! Ok, ci sono. Guarda, piccola mia, ho preso la macchina fotografica. Fammi un tiro da campione. No, non e posso farò un poster gigante da mettere all'entrata del negozio. Vai così, Ines, tira. Ma che fai? Scusatemi, oggi non ce la faccio. Non so cosa mi succede, sono stanca. Non preoccuparti, tesoro mio, passerà. Anche a me capita a volte. Ci sono dei giorni in cui in negozio non viene nessuno. Ma non serve a niente abbattersi. La preoccupazione non risolve i problemi e non fa arrivare i clienti. Accidenti, scusate ragazzi, devo tornare in negozio per una consegna. Ma domani verrò a vedere la partita, potete contare su me. Cosa? Oh, oh no. Sì, una partita dove mia figlia segnerà tutti i gol, non posso proprio perdermela. Questo è un incubo. È un vero tifoso, eh?
È troppo forte. Nel mio quartiere i negozianti non sono come lui. Già, sei molto fortunata. Ma non ha sempre fatto il negoziante. Ah, sì? E cosa faceva? Da giovane giocava a calcio nella squadra nazionale dell'Algeria. Davvero? Cosa? Era un calciatore professionista? Wow, questa sì che è una bella scoperta. Che forza! E in che ruolo giocava? Lui era... attaccante. Grande. In che anni giocava? Non ricordo bene, agli inizi degli anni 80, credo. Ma allora vuol dire che ha giocato la Coppa del Mondo? Non sono sicura, può essere. Ma perché non ce l'hai mai detto? Beh, non ci ho mai pensato. Comunque, tra tuo padre e quello di Tag, siamo circondati da celebrità. Ok, io vado. Voglio essere a casa a fare i complimenti a mio padre quando tornerà. Aspetta, Tag, vengo con te. Beh, Ines, dove vai? Non puoi lasciarci così, aspetta. Vado ad aiutare mio padre con la consegna. Ok, noi continuiamo ad allenarci. Oggi Ines è proprio strana. È pazzesco, non me lo sarei mai aspettata. Mantenere un segreto così per tutto questo tempo, io non ce l'avrei mai fatta. Questo è certo. Se mio padre fosse un ex professionista, di certo lo saprebbero già tutti. Ma perché era così in imbarazzo quando suo padre era qui? Dovrebbe essere fiera di giocare davanti a lui. Io però la capisco. Non vorrei che i miei genitori venissero a vedermi giocare. Mi vergognerei troppo. E poi il talento di Ines deve pur venire da qualche parte, no? Se no, com'è possibile che una ragazza giochi così bene? Ehi, tu, è meglio se cominci a fare. Hai ragione. Ines era molto strana, era diversa dal solito. Spero che domani alla partita stia meglio. Allora, Ramon, alla tua vittoria contro la dittatura. Contro la dittatura, ma soprattutto per la giustizia. Sono felice di condividere questo momento con le persone più importanti della mia vita. Salute. Sai, sono molto colpito, è la prima volta che vedo un vero eroe. Ti ringrazio, Samu, ma io non sono un eroe. Eppure, papà, hai avuto il coraggio di batterti anche quando eri in prigione. L'ho fatto, ma non mi sento un eroe per questo. Per me un eroe è qualcuno di generoso, che si batte per gli altri. È esattamente quello che hai fatto tu. Pensa a tutti gli innocenti che hai fatto liberare. Papà, sono davvero molto fiero di te. Sapere che mio figlio è fiero di me è la ricompensa più preziosa.